Dopo quantomeno il suo gol del 2-2, Varone sventagliato dalle parti di Scaglia, lancio verso Giallo, Murolo di testa e allora Piscopo per Varone, Caccavallo ancora, Biasci per Varone. Intanto mentre esplode ovviamente la festa a Chiavari, si continua a giocare a Carrara, saggiamente torna sul sinistro e allontana Varone, grazie ai suoi centimetri. Attenzione però al contropiede carrarese, è un 3 contro 2, Maccarone, Biasci e Valente, Maccarone, vicino all'area Maccarone, allarga per Valente! Le parti di Cristini, attenzione perché rischia qualcosa Cristini, sul pressing di Piscopo che recupera il pallone, Varone, tocca per Caccavallo, Caccavallo sul sinistro! E ora sì! A vita persa, tutti su per cercare il gol che vorrebbe dire passaggio del turno, altrimenti avanti ci va la Provercelli, Biasci in aria, si gira, la palla in rete, Biasci, il 2-1 della Carrarese, ma 2 dal termine, cambia tutto Vercelli, Carrarese avanti, col gol di Biasci, ancora lui, ancora segna Vercelli, e Provercelli 1. Avere una pausa molto breve e ripartire di nuovo, inevitabilmente si va in affanno. Si va a soffiare il pallone da Varone e Meite, consentendo però ancora in avanti con Berenguer, in tre a chiuderlo. Allora Berenguer passa da Rincon, il suo pallone però viene intercettato. Tutino, Meite chiude la trama di passaggi del Cosenza. Palmiero va a cercare Varone, che resiste alla carica di Meite, non a quella di Rincon, ma c'è comunque fallo sul. Di Ivan Varone, il gol dell'ex, può andare a festeggiare sotto i suoi tifosi tutto il gruppo davanti a Olbia. Sedicesimo minuto e Ivan Varone che adesso alza le due braccia. Varone per Scaglia, poi controlla il Bissola, 1-0 con rete negli ultimi minuti proprio di Filippo Varone. Porcari e la Telat, vince il duello Porcari, poi Varone che giganteggia nell'occasione sul Loco Ferrari,
Valente può sprigionare la sua corsa su Corsini. Le parti di Arrigoni, lotta con Cardoselli, poi Barone mette ordine, apre per Lattelata, la grande novità di oggi di Baldini. Era Tavano, colpo di testa in grande parata da parte di Albertoni, ma sulla ribattuta arriva il tris firmato da Ivan Varone. Era stato bravo Albertoni in testa di Lucarini, però Liozzi. Arriva Varone che gli scippa la sfera, può ripartire la Carrarese, fa correre Scaglia, poi trova Mineso sul corridoio che voleva servire Masucci, e allora Varone può ripartire il contropiede Carrarese, allarga il pallone dalle parti di Bentini. Ricci per Varone, in verticale, è regolare Aghiei, attenzione alla telata che si muove qua vicino alla nostra postazione. Valente sulla sinistra, Bentivegna sulla destra. Tra campionato e playoff, intanto l'intervento di Varone ancora una volta con i suoi tentacoli. Murolo, Canis, e poi l'intervento di Varone. Sasa Lukic, il centrocampo del di testa, poi Eramo, ancora De Santis, pallone che si alza, Paolucci lo può mettere giù perché ha spazio, il controllo però è inseguire, quindi Varone lo anticipa molto bene. Poi da Maccarone, ancora Cacavallo che tocca male, attenzione allo pallone di Bucher che poi viene contrastato da Varone che guadagna la rimessa laterale. Scienza, fuori della latta, squalificato fuori anche Nicco, Mulas, Troiani, infortunati, lungo decente Corazza. Ancora il pallone per Bentivegna, lì c'è in zona Maccarone, dietro per Varone, la botta, la sberla da fuori. Fa muovere i giocatori con il tocco corto, poi Ricci, la palla dentro di testa Varone, e la palla è fuori di poco, si era alzata anche la bandierina. Belotti che va anche a fare scatta Puskas, servito sui piedi, uomo alle spalle, raddoppio di marcatura, di piazza, sponda per Varone, bravo nel nascondere palle, nel far correre. Chiaramente in queste partite il colpo fa o l'episodio, non riesce a restituire Palmiero, sempre primo ad abbassarsi sulla linea dei difensori, e altra gran lettura per far uscire Tutino che fa viaggiare Baclé. Baclé in area di rigore, Baclé appoggio dietro, traversone per Moreo che prova a girare di testa ma la sfiora soltanto, intercettato Pascali. Varone, buon punto d'uscita per il Cosenza con Emanuele Benedetti in anticipo. We'll be right back.